Dottore Panzino, prego. È un nefrologo dell'ospedale civile di Catanzaro. Ha incontrato Nuccia nel suo percorso. Allora, a questo punto io l'ho pregato. Puoi darci una testimonianza? Il dottore ha detto di sì. Ecco, prego, dottore. Buonasera a tutti. Ringrazio padre Pasquale per avermi dato questa sera l'opportunità di ricordare l'indimenticabile Nuccia. Nella primavera del 90 mi fu chiesto di visitare una persona malata e anziana. Mi recai pertanto a Catanzaro Sala presso la famiglia Tolomeo per curare la signora Carmela, la mamma di Nuccia. Ad accogliermi, seduta su una sedia di legno a rotelle, Nuccia, il suo corpo accartocciato mi apparve invisibile di fronte al suo sorriso sconfinato. Capii che quello che avrei potuto fare per sua madre era niente in confronto a quanto avrei potuto ricevere. È nata tra di noi amicizia e stima, e ho continuato a frequentare quella casa anche quando Nuccia stessa ebbe bisogno di cure. Il suo piccolo, fragile corpo nascondeva solidi, robusti sentimenti, una fede incrollabile e contagiosa. Nuccia si preoccupava sempre e di più della salute dei suoi cari, piuttosto che della sua, e sempre, quando mi telefonava, di non creare disturbo. Io, al contrario, provavo giovamento nel poterle dare aiuto. Sono abituato al contatto con la sofferenza dei malati, ma Nuccia era diversa. Gli altri imparano ad accettare i loro limiti. Lei era sposa, in senso pieno della sua condizione, ed esprimeva ciò con serenità che trasmetteva agli altri, inondandoli come se fosse un fiume in pieno. Nelle smorfie di dolore del suo viso c'era il sorriso dolce e tenero di una madre senza età e senza tempo. Cosa potevo fare io per lei? Ho preso in cura il suo corpo malato, ricevendo pace, dolcezza, speranza. Mi ha aiutato a guardare con il giusto distacco i problemi terreni, ad affrontare con serenità scelte importanti. Sono sicuro che chiunque l'abbia conosciuta sarà rimasto colpito dal suo carisma. La sua mitezza e la sua pazienza le facevano sembrare i suoi problemi piccole cose di fronte alla grandezza di Dio, a cui mostrava continua gratitudine per il solo fatto di essere in vita. Come restare indifferenti al cospetto di questa dimostrazione d'amore? Come non ridimensionare i quotidiani affanni? Posso testimoniare la sua superiore umanità nell'aver affrontato i problemi di salute con una forza non comune, che senza timori definirei unica. Come unica è stata la capacità di rispettare il suo debole corpo, dedicando ogni sofferto respiro alla preghiera e alla pace. Ma la sua sofferenza era gioia, il suo dolore è dedizione totale al cuore di Gesù, la sua vita una testimonianza di fede autentica, un incoraggiamento, monito e speranza per tutti gli altri. Grazie di cuore, Nuccia. Grazie, dottore Panzino. Mi è piaciuta quell'espressione, come un fiume. Sì, Nuccia sapeva regalare questo sorriso, questa pace, la consapevolezza che Dio era in lei, questa era la sua forza. Vorrei chiamare Lucio Ranieri, prego. Nuccia non aveva figli, non era sposata, non aveva figli, però è come se avesse avuto tre figli, sì, tre figli. I figli di Anna, la sua cugina, Gabriele e Cristina,
che in un suo scritto li chiama angeli miei custodi, unica ragione della mia vita. Quindi questi nipoti li considerava proprio come figli suoi. E ho parlato sia con Gabriele sia con Cristina e hanno confermato che per loro Nuccia era come, non se la voglia prendere Anna, ecco, era proprio come la prima mamma. E aveva un altro figlio, un figlio adottivo, Lucio Ranieri, adesso felicemente sposato da poco, vero? Sì. Ecco, Nuccia ha accolto Lucio nella sua casa, gli ha spalancato le porte, aveva bisogno di un luogo dove creare uno studio di audizione e Nuccia ha dato questo locale. E Lucio gli è stato vicinissimo a Nuccia, soprattutto quando aveva bisogno di malattie, di medicina, aveva bisogno di qualche servizio, Lucio è stato sempre accanto fino alla morte di Nuccia. Allora questa sera Lucio ci vuole dare la sua testimonianza, il suo grazie. Buonasera, grazie per l'invito da parte di Padre Pasquale. Sarò breve, la mia testimonianza. Il piacere grande di aver conosciuto una persona come lei. Io ho sempre definito un'amica, una confidente e una madre spirituale. Grazie a lei, insomma, che io non ho mai perso. Cioè, ho riacquistato la mia fede, sa, durante l'età giovanile tende un po' ad affievolirsi, l'ho ritrovata grazie a lei e di questo sarò sempre grato. Quanti uomini oggi giorno vorrebbero ringraziare Dio per aver incontrato durante il percorso della propria vita una persona speciale, con un cuore grande, con il sorriso dell'amore negli occhi, che soffriva con te se tu soffrivi, che gioiva con te se eri felice. Mia cara Nuccia, tu sei stata una persona estremamente importante per me, una madre spirituale, unica. Mi hai fatto riavvicinare al Signore in maniera speciale, in un modo nuovo. Mi hai fatto scoprire come la preghiera possa spostare le montagne, di come l'umiltà possa essere molto più importante dell'aggressività, di come una parola detta con la tua dolcezza possa calmare anche l'animo più irascibile e pieno di ira. Come potrei dimenticare le giornate trascorse insieme a te e la tua famiglia? Mi ha insegnato come si possa star bene insieme con poco, di come quando tu raccontavi la tua vita, non certo facile visto le condizioni fisiche in cui vivevi, ma nonostante tutto il sorriso non ti mancava mai, e quel sorriso così gratuito e presente che donavi a tutti produceva sempre gioia negli altri, anche quando in quelle giornate particolari in cui non riuscivi a respirare, se arrivava una persona che aveva bisogno di parlarti, la tua mente dimenticava la sofferenza, i tuoi occhi si illuminavano, la tua bocca sorrideva, sempre con lo stesso esempio di amore di Gesù. Quanto abbiamo pianto e riso insieme, ma anche nel pianto c'era sempre il tuo conforto. Tu piccola ma grande donna nell'amore, nella tua genuinità, con quella forza che riusciva a tenere tutti insieme. Non importava se erano amici, parenti, conoscenti, sconosciuti. Non hai mai avuto un metro con cui dovevi donare il tuo amore per aiutare il tuo prossimo. Bastava che chiunque te lo chiedesse e le tue mani fragili si muovevano immediatamente perché diventava il tuo problema, quello di aiutare. Quante notti finivo di lavorare e passavo a darti la buonanotte e ti trovavo a rispondere ad interminabili lettere che ti scrivevano persone carcerate, drogate, e tutte quelle che cercavano la luce per uscire da quel buio ed intravedevano in te la forza ed il coraggio per arrivarci. Quanto era bello e straordinario tutto questo. Lo capisco oggi molto più di ieri, sì. Tu sai quanto ogni giorno io ringrazio il Signore di aver avuto un padre e una madre che tu hai conosciuto. Ma come potrei non ringraziarlo per aver conosciuto una persona unica come te? È troppo poco quello che potrei scrivere. Anche se fossero milioni di pagine, non riuscirebbero mai a rendere giustizia alla tua straordinaria vita vissuta. Grazie per il privilegio di averti conosciuta
per il privilegio di esserci voluti bene con quella sincerità che ognuno di noi meriterebbe. Tutto è opera di Dio. Grazie Gesù. Queste testimonianze sono preziosissime. Già ho raccolto 250 cartelle, documenti, che presenterò poi al Vescovo per il processo di beatificazione, che, come diceva il Vescovo, è utile, necessario, congruo. Grazie, Lucio.